Barrow. Spanish? Ghost! Oh. They're unable to step on land. I knew that, though. Ghost! Karina! You will soon pay for what you did to me. No. There's no need to bother, really. Karina! I have no time to chat, because my map's just run away. I will be waiting for you. Why would you be waiting for me? Why would you be waiting for me? And how would you like to die, pirate? Hanging? Firing squad? Or a new invention, the guillotine? Guillotine? Sounds French. I love the French. Did you know that they invented mayonnaise? How bad could it be? It's French, eh? Oh, that bad. Ah, tis me mind. Here's an idea. Ooh, why don't we try good old-fashioned stoning, eh? I'd kill to be stoned right now. Gets the crowd involved, doesn't it? I should like to speak to Victor in disembowelment. I should like to speak to Victor. Pardon me, I'm not one to complain normally, but this basket's full of heads. I'm looking for a pirate, Jack Sparrow. Barrow. Psst, I need to speak with you. Hand me your sword. I don't have a sword. What kind of soldier has no weapons? I'm currently wanted for treason. So not the very good kind, then? I'm looking for a pirate, Captain Jack Sparrow. Well, today is your lucky day. Because I just happen to be Captain Jack Sparrow. No, it can't be. I've spent years searching for this. The great Jack Sparrow is not some drunk in a cell. Do we even have a ship? A crew? Pants? A great pirate does not require such intricacies. Do you know how long I've been waiting for this moment? The risks I've taken to be here? Are you sure you're the Jack Sparrow? I pirati hanno infettato i mari per generazioni. Così ho giurato di eliminarli tutti. E poi è arrivato quel ragazzo. Jack Sparrow. Seguiamolo! Mi ha portato via tutto. E mi ha riempito di... rabbia. I morti hanno preso il comando del mare. Cercano una perla, una ragazza e Jack Sparrow. Ho sentito storie di un capitano spagnolo che ha stanato e ucciso migliaia di uomini. No, uomini no. Pirati. Pirati. Conoscevo uno spagnolo che si chiamava Ispagnolo. Sta venendo a prenderti, Jack. Dove hai la nave? La ciurma. I pantaloni. Jack, lui! Scusa, tanto stavi parlando? Non ha dove nascondersi. Trova Sparrow per me. Da questo momento saremo alleati! Considerato dove hai la mano, direi più che alleati. Scimmia! Non vado in cerca di guai! Che orribile stile di vita! Pagherà per ciò che ha fatto a me. Su quella nave cercano Jack e io me la faccio a nuoto. Karina, basta. No, che basta? Così è già abbastanza. Ancora un po'. Le ho visto le caviglie. Altro che caviglie, se ti fossi stato zitto. Spesso
spesso nei film possiamo ammirare dei posti meravigliosi e ci sembra quasi di viaggiare insieme ai protagonisti. Secret Escapes, club di viaggi online, ha stilato una classifica di 10 location più iconiche del cinema e noi abbiamo scelto per voi le 3 meno scontate rispetto a Parigi, Londra o Roma. Si parte con Istanbul. Vi ricordate ad esempio la scena del mercato in Argo di Ben Affleck? È stata girata al Gran Bazar di Istanbul, nonostante il film sia ambientato nell'Iran degli anni 70. Però non avendo i permessi per girare in quel paese, Affleck ha dovuto trovare delle location alternative e ha puntato proprio su Istanbul. Anche James Bond è stato avvistato in città per ben 2 volte, in Dalla Russia con Amore e Skyfall, usando come sfondo il distintivo skyline della città. Un'altra location che abbiamo potuto ammirare in tante pellicole, a volte senza saperlo, è la Giordania. Ci sono stati girati film come l'acclamato Lawrence d'Arabia, Indiana Jones e l'ultima crociata o il più recente Prometheus. Le sabbie rosse sono risultate molto realistiche come paesaggio marziano nel film di Ridley Scott candidato all'Oscar The Martian. Le location giordane sono state anche usate per rappresentare il suo vicino Iraq nel premio Oscar The Hurt Locker. Monument Valley è forse la più veterana fra tutte le location, comparendo in praticamente tutti i classici western americani, da quando il regista John Ford ha deciso di girare qui il suo Ombre Rosse con John Wayne. Questo insieme distintivo di rocce ha ospitato film come Thelma e Louise, Forrest Gump, Easy Rider e Le avventure folli di Marty McFly in Ritorno al futuro parte terza del 90. Johnny Depp si aggirava per i suoi altipiani solitari in The Lone Ranger nel 2013 e gli Autobot Superstiti si riuniscono in mezzo ai suoi panorami mozzafiato in Transformers Age of Extinction. Forse la sua incarnazione più iconica in assoluto è stata quella di Odissea nello spazio di Stanley Kubrick, quando è stata ricolorata in digitale e utilizzata come un pianeta alieno. Fatemi sapere nei commenti sotto qual è il film che ricordate proprio per la location mozzafiato. Noi ci vediamo prestissimo con nuovi video e vi do un mega bacio. Ciao da Valeria.